la bella, la È stata un'omelia forte e piena di significati quella dell'arcivescovo durante il pontificale dell'Immacolata del Santuario di San Calogero, una solennità anche quest'anno partecipata e sentita dagli agrigentini. E proprio questa devozione, a detta di Don Franco, deve servirci da scossa per entrare da protagonisti responsabili e decisi nel progetto di liberazione di Dio, che nel nostro caso, sottolineato l'arcivescovo, si realizza nel cercare insieme il bene di Agrigento. Mi riferisco ai rappresentanti delle varie istituzioni, e sono tante le istituzioni che guardano al bene di questa città, ma mi riferisco anche ai singoli cittadini. Il sentimento che accomuna molti di noi continua ad essere quello dell'avvelimento, dello sconforto, della provvisorietà, della non speranza. A questo si aggiunge il grave senso di incertezza e di sconfitta che va insinuandosi in molti nostri giovani. Questa situazione non facile non ci può permettere di sentirci precari della città, né abbassare in maniera sconsolata le braccia perché le cose non vanno. La fede questo non ce lo permette, anzi richiede che noi per prima, noi che siamo qui, insieme anche a chi non la condivide la fede, ci rimbocchiamo le maniche con umiltà, senza voler dare lezioni a nessuno, e con tenacia operiamo, ci confrontiamo, dialoghiamo su idee, problemi, valori che possono ricaricarci di vitalità e di speranza. Poi Don Franco, come già fatto in occasione dell'Assemblea diocesana dello scorso 5 novembre, ha invitato le comunità parrocchiali ad uscire fuori dalle chiese e non è mancato ancora il riferimento al centro storico. Le frane e i disastri della natura mettono paura, ma non sono meno pericolosi i silenzi, i rimandi, le contrapposizioni, le non assunzioni di responsabilità e soprattutto non tocca a me. Molti dei disastri naturali non sono solo la vendetta della natura, ma anche il frutto di decisioni non prese al tempo dovuto. Perché si devono piangere i morti e poi ipocritamente affermare che tutto si poteva e doveva prevedere? Il bene comune deve prevalere sempre sugli interessi di parte o di partiti o sulle proprie idee. La politica non è a servizio dei partiti e le istituzioni sono state create per il bene dei cittadini. Si vuole rinnovare la città, lo ripeto, cominciamo da noi stessi. Ognuno faccia la sua parte, ma davvero, ha continuato Don Franco, un invito chiaro soprattutto alle istituzioni a salvare Agrigento.